Vediamo adesso come a livello della evoluzione si siano formati i metameri prima del tronco e poi degli arti. Quindi questa è un'ulteriore prova di quello che abbiamo detto fino adesso. So let's see how in evolution we can see the dermatoma and have developed in the trunk and in the limbs. Se noi osserviamo negli insetti, vediamo che ogni metamero ha un suo ganglio che manda l'impulso all'arto in modo separato, coordinato in parte da queste connessioni che sono di tessuto connettivo. Quindi la trasmissione fra un ganglio e l'altro è data da tessuto connettivo. So let's see in insect what we have. We have metamers that are coordinated by ganglion, okay? The ganglia are slightly in connection, but this connection is not a neural tissue, it's connective tissue. So the different ganglia are in connection through connective tissue. And they are able to reorganize the motion. E questo dimostra poi anche che la fascia ha una ha in sé il potere di trasmettere una corrente, di trasmettere un impulso, di contenere, per esempio, l'impulso bioelettrico di un meridiano. So, this is to prove that the fascia has the capacity of transmit an input and transmit tension, but also an input, like maybe it will happen in the meridians. Con l'evoluzione il movimento non è più separato per metameri, ma si fa sempre più globale, si muove facendo un salto enorme nell'evoluzione, andando già ai condroiti, al selacus, vediamo che si muove come un tutt'uno, quindi i vari gangli si riuniscono all'interno di un midollo. So in evolution, what we have in a big jump, big step, like from the chondro, from the insect to the chondrite animal, we have all the ganglia that they are unified inside a spinal cord to a very global, more organized movement motion. Restano all'interno la segmentazione di ogni metamero viene lo stesso a livello del miomero e dei miosetti, resta però la coordinazione adesso è all'interno del midollo. So it's still present the myotome are still present, so the myotomerus are still present to coordinate the motion, but at the neurological level, okay, the organization of the motion is inside the spinal cord at each single level. E in ogni metamero l'impulso che nasce dal ganglio cerebrale, l'impulso viene a colpire in modo ogni metamero, se viene colpisce da un lato, colpisce e inibisce il lato opposto, colpisce un lato e inibisce il lato opposto. Quindi c'è, se si contrae tutto questo emisoma, vengono colpiti tutti i vari metameri per la lateroflessione e vengono inibiti tutti i metameri opposti perché non ci sia una doppia contrazione. Cioè lo stesso come qui. Okay. So when you have a stimulation from the brain, in this case the stimulation it will join the cascade and input down to all the spinal cord that will stimulate the metamerus in one side and will inhibit the metamerus on the other side to avoid any co-contraction e to permit the motion. Quindi ad ogni metamero, in ogni metamero abbiamo uno schema motorio di latero, perché l'unico movimento del pesce è latero sul piano frontale, e in ogni metamero c'è lo stimolo di latero destra e latero sinistra. So in the primitive fish we have just a lateral motion, okay? So we have only the metamerus to move in lateral on right, lateral on left.
nell'uomo, quindi facciamo un altro salto, perché se arriviamo subito all'uomo, cosa succede nell'uomo? Nell'uomo, e limitiamo per adesso lo studio solo dalla seconda toracica alla dodicesima toracica, che pressappoco mantiene la metameria del pesce. So, let's do another big jump, let's try to evaluate the human body, and let's try to evaluate the human body only from like a T12, T2 until L12. So like in the thorax, where basically we still conserve like the typical metamerous segmental organization. Se noi ci muovessimo solo in latero flessione come il pesce, noi avremo solo ad ogni metamero questo schema di latero con inibizione del latero opposto, latero destra, latero sinistra. If we move like a fish, we should have just two big metamers, two big myofascial units basically, that will work for lateral motion on the right and lateral motion on the left, inhibit each other in relation to what the motion we are doing. Però l'uomo si muove anche in retro e in ante, quindi a livello di ogni metamero si è formato un secondo schema che gestisce il movimento sul piano sagittale. But we are able to move also in the sagittal plane. So we have generated another metamero, un altro schema motor pattern to move in frontal, forward and backward. E poi si è formato anche il movimento di torsione, di intra e di extra rotazione, quindi si è formato sempre nello stesso metamero anche l'organizzazione, il patterns per il piano orizzontale. In the same metamers we have also developed the pattern, the motor pattern for dual rotation, so internal external rotation, because we are able to, we can do also that one. Puoi aprire quella porta? Poi ho l'aria condizionata. Alright, we can take it now. Okay, good. Dov'è? Tra? No, non c'è scusa. E metti la bassa un pochetto l'aria condizionata. No, alzarla? Sì, cioè, abbassa la temperatura. Abbassa la temperatura perché non so se... No, accade. E vediamo come dal cervello ci sono aree specifiche per ciascun piano dello spazio, e da queste aree parte lo stimolo per uno, per l'altro, per lo schermo, ma non per uno solo metamero, ma come nel pesce colpisce tutti i 12 metameri del tronco. So when we organize the brain, decide the motion, it will generate an input that will hit all the metameros in all the trunk, as in the fish. Come nel pesce, però noi possiamo avere questi tre movimenti. Yeah, but we can the input, it can be organized to do every kind of motion, lateral, anterior, posterior, interno, extra as well. E quindi dal cervello arriva questo impulso e deve tornare all'area percettiva anche la conferma, quindi ecco perché la necessità del fasciatomero che recepisca lo spostamento in un piano e dica al cervello sì, il corpo si è spostato in quella direzione, quindi andate a ritorno secondo questi schemi. So for this reason then we need also feedback from the fasciatom to explain at the brain that the body is moving in a direction and to confirm that that is the motion that finally was performed. Io mi sono sempre chiesto perché a livello del midollo, quando nascono le radici, nascono con più, ogni metamero nasce con più radicole. So I always ask to myself, when a metamero start, when the root start from the spinal cord, it started with a lot of small roots and not just one root. È perché appunto in ogni metamero ci sono questi diversi patterns motori
su cui si innesta lo stimolo cerebrale, cioè c'è lo schema per il piano sagittale, frontale, e quindi da lì parte e poi arriva anche l'afferenza. Quindi ci sono 4, 5, 3 radicole di partenza e radicole che riportano, e anzi l'afferenza ne ha sempre una o due di più, e dopo vediamo un'ipotesi per cui potrebbe essere così. So because there is a lot of pattern, like a lot of pattern for the retro, from the lateral, from the extra, as well we have afferents as well for the different pattern. In reality there is like even more, no? Afferents. Sì, più afferenze, perché more branch, more root for afferents. L'afferenza è diversa da cutanea a fasciale, ecco perché sono sempre di più le radici posteriori, e questo non lo dicono il perché nessun attesto, noi lo ipotizziamo perché sappiamo, infatti gli anatomici si chiedono perché arrivano più radici di quelle che partono. So the posterior branch are many more the anterior branch. Why is that? Because the posterior branch you have the afferents also from the skin. So you have to perceive the tension in the fascia, but you have to perceive also the tension superficial fascia and the skin. So right here, you know, all the anatomists, they don't understand why there is a small branch in the back than in the front. Because in the back you have a different afferents from different level. That's a good news. E quindi noi vediamo come questa è presa da un altro testo di anatomia, dove si vede che ogni radice nervosa si connette con il ganglio simpatico, poi ha un ramo posteriore e un ramo ventrale o anteriore. So this is another picture from another atlas. You see that every root have a connection with the ganglios, with the ganglion, a posterior branch, okay, anterior branch that will go to the anterior muscle. E come vedete disegnano il ramo motorio per i muscoli e disegnano il ramo per la cute, per il dermatomero lo chiamo, ma invece dobbiamo suddividerlo, come vedremo fra poco, anche in un terzo ramo diverso, cioè come vediamo qui, un ramo per il muscolo, uno per la fascia e uno per la cute. So right here you see that there is like a branch from the muscle motion, a branch, a sensory branch from the succutis. But this one in reality should be divided in three branches. Okay? So one from the deep fascia, one superficial fascia, one from the skin. In effetti non sarebbe necessario suddividere in questo modo il nervo cutaneo, potrebbe essere stato uno solo che si diffondeva in questo senso, se era solo per percepire l'esterocezione, perché l'esterocezione è locale, non ha bisogno di essere suddivisa. So what do you mean? Like suddivisa in senso che... Perché allora io faccio... vado avanti allora. Perché in effetti così c'è il ramo che va alla fascia per la retropulsione, per la lateropulsione, per l'extrarotazione, per l'intrarotazione, per l'antepulsione. Quindi questa suddivisione non è casuale, ma corrisponde ai fasciatomeri. So the division of the branch, as you see from here, okay, is not random. So they could make like a large nerve that give all the information right here. In reality, they degenerate the branch for perceive the retro, the extra, the lateral, the intra, the ante, in a different way, because there is like a ridge of gliding also in the subcutis, in let's say in the deep fascia as well.